Buongiorno, buona giornata e buon fine settimana a tutti, cari amici, in questo sabato 17 ottobre 2020. Siamo quasi alle 8 del mattino. Parliamo dell'Olimpia Milano che, nonostante il progressivo svantaggio e rincorrere nei confronti del Real Madrid, riesce a battere i Blancos per 78 a 70. Ecco i periodi 10, 19, 21, 23, 23, 13, 24, 15. I top 3 realizzatori: Sergio Rodriguez, Milano 25 punti, Shields, Milano 19, Tompkins, Real Madrid 15 punti. Per quanto riguarda la classifica, possiamo dire che Milano è tra quelle squadre che hanno 3 vittorie e una sconfitta, con posizionamento è sesta, prima della vittoria contro il Real. Sappiamo tutti, c'è stato lo stop in casa dell'Olympiacos. Real Madrid invece ha 1 vittoria e 3 sconfitte. Per quanto riguarda Milano, la prossima gara sarà abbastanza delicata, ma non si sa però se si giocherà, perché lo Zenit sembra che stia attraversando una situazione particolare per quanto riguarda il Covid. Quindi Milano dovrebbe giocare in terra di San Pietroburgo il 22 ottobre, ma non sappiamo, nel caso arriveranno notizie ufficiali. Mentre Real Madrid se la vedrà in casa del Barcellona nel Super Classico il 23 ottobre. Quindi rilanciamo la linea allo studio ribadendo: Milano, seppur in continua e costante rincorsa, batte Real Madrid per 78-70 e infila la terza vittoria stagionale. Quindi insomma, un buon cammino iniziale, però da proseguire. Grazie a voi tutti, noi ci vediamo per i prossimi video. Buon proseguimento di giornata di fine settimana e ciao!